La cosa che mi preoccupa come mamma di più è la salute di mio figlio, perché questa discarica contro le norme europee si troverà a 800 metri dall'asilo nido. Io ho un bimbo di 14 mesi e non so che futuro posso offrirgli. E abbiamo appena comprato casa, pagherò un mutuo per 35 anni e casa mia non varrà più nulla. Il secondo punto che mi preoccupa sono le persone che lavorano nella cava dove vogliono fare la discarica, che sono circa 80 persone, quindi 80 famiglie messe in mezzo alla strada. Il terzo punto che mi preoccupa, e forse quello meno, è l'inquinamento del Tevere, perché la cava si trova a meno di un chilometro dal fiume Tevere, quindi sopra una falda acquifera che verrà inquinata. Sotto una falda acquifera. E non ultimo, vabbè, i problemi di viabilità che ci saranno, i problemi degli orti, delle verdure che abbiamo nell'orto, i fiori, i giardini. Non so, cioè, ci sarà uno sfacelo, ci sarà la distruzione totale. Grazie. Sinceramente non lo trovo per niente giusto, perché grazie. È stato non solo avvisato in ritardo, ma la cosa molto più grave è che non è stato mai consultato, nemmeno soltanto per avere appunto un parere consultivo sul luogo. Quindi l'ha preso ovviamente dalle indiscrezioni che sono uscite sulla stampa, poi c'è stata la conferenza stampa del prefetto e dopodiché c'è stata l'ordinanza che è stata firmata pochi giorni fa. 3-4 giorni fa, però in nessuna occasione del prefetto. Mai ci fu prima ci fu la dichiarazione dello stato d'emergenza, poi ci fu la nomina del prefetto e in seguito 20 giorni dopo è stata emanata l'ordinanza. Ci sono state una serie di audizioni bicamerali eccetera, ma in tutto questo il comune di Riano, a cui il prefetto aveva promesso che avrebbe in qualche modo coinvolti nella decisione o comunque informati, ha emanato l'ordinanza e ha fatto le conferenze senza consultare mai il sindaco del comune, il quale è stato una sola volta ricevuto dal prefetto. È stata richiesta una decisione, già siamo morti nella gamba. 150 fusti tossici, quindi Riano ha già dato. Cioè, sepolti nella cava, in che modo?
piano. È la stessa cava dove si farà questa cosa? Allora, vicino. È una cava adiacente, perché Riano è tutta una zona di cave di tufo. E quindi ci sono ovviamente sono dislocate in due o tre località, ma che sono tutte adiacenti l'una all'altra, in mezzo ci può passare una strada. Allora, a Piana Perina ci sono 150 fossi tossici che da anni sono stati interrati. E questa è una notizia che ormai noi sappiamo, e sono ancora là. Questa notizia chi ve l'ha data? È una notizia che noi abbiamo sempre saputo, cioè ci sono stati fatti dei rilevamenti, sono state fatte delle fonti, sono là. C'è una persona che pure ha fatto lo sciopero della fame su questa cosa e è stato trasportato in ospedale e stava in servizio di lavoro sostenibile. E non è stata mai negata questa affermazione. Non è stata mai negata. Siamo qui stasera perché siamo preoccupati, perché oggi a Malagrotta la gente si ammala, la gente si sta ammalando. Siamo preoccupati perché fra qualche anno potremo essere noi. Noi siamo circa quasi 11.000 abitanti che incidono in quella zona, dai 300 ai 1.500 metri di distanza. A Malagrotta oggi la gente muore, è morta, si sta ammalando, potremmo essere noi fra qualche anno. Vorrei che questo qui sia chiaro. Le critiche che muovete alla decisione del sito per la discarica, su quali argomenti si basano? Allora, la principale critica è di ragione tecnico-legale. Anzitutto, quando nel 2008 la società Colari aveva richiesto di poter usare le cave di Riano per discarica, era stato risposto di no per dei vincoli della paesaggistico, ambientali e per ragioni diciamo di vicinanza all'abitato. Adesso noi non riusciamo a comprendere come la Regione avesse espresso un parere tecnico motivato negativo, in tre anni possa cambiare questo parere attraverso dei documenti falsi, i quali sostengono che il centro abitato si trova a 2,5 km. Abbiamo rilievi di geologi che mostrano come le case, se venite vi invitiamo, sono a 300 metri le prime, a 700 quelle successive e anche le scuole a 700 metri. Quindi un primo criterio è la vicinanza al territorio. La normativa europea prevede almeno un chilometro, noi siamo tra i 3 e i 700 metri. Un secondo motivo è la natura del territorio, lì sono delle cave porose di tufo, inoltre vi sono delle falde acquifere, quindi è evidente che con uno sversamento del talquale, ad oggi si stima in 1 milione di tonnellate il talquale non trattato, a contatto immediato con l'acqua e con la vicinanza del Tevere, potrà provocare dei danni irreversibili. Non dimentichiamo che si tratta di un paesaggio sottoposto a tutela ambientale e deputato a divenire addirittura patrimonio dell'UNESCO, protetto dall'UNESCO. Vi sono altri motivi, ad esempio la strada vicinante, la Tiberina, con un traffico tra i 500 e i 1000 camion al giorno, sarebbe completamente bloccata e non vi sono strade alternative. Il traffico si riverserebbe sulla Flaminia, che rimarrebbe a sua volta bloccata, e quindi tutta Roma Nord sarebbe bloccata. Noi siamo agli arresti domiciliari, perché le nostre case da oggi valgono la metà, comperate con il sacrificio dei nostri genitori a cui si sono aggiunti i nostri mutui. Inoltre non possiamo venderle perché non le vuole nessuno, i nostri figli si potrebbero ammalare domani per sversamento di rifiuti tal quali, e presto Roma sarà tutta coinvolta perché la puzza arriverà fino a 20 km. Ricordiamo che Malagrotta 1 è l'ottavo colle di Roma, e sebbene la propaganda dice che adesso questo sito sia stato al servizio di Roma e presto chiuderà e diventerà un'oasi, in realtà noi tutti sappiamo cos'è stato e cosa rappresenta per la città. Si dice che la cava di Riano ospiterà una discarica provvisoria per 3 anni. Sono stati dal prefetto sequestrati non 8 ettari, bensì 92.
Per cui, considerando che Malagrotta si estende su 80 ettari, risulta evidente come questa sarà una discarica definitiva. Vi sono dei criteri di esclusione, sono state escluse altre discariche per una serie di motivi che non sono stati documentati da tecnici, professionisti indipendenti. Allora, per essere totalmente esaustivi, possiamo dire che da atti che abbiamo, sulle catastali, ordinanze, eccetera, che 92 ettari sono stati comprati. Il giorno dopo che il prefetto ha annunciato, due giorni dopo che il prefetto ha fatto la conferenza stampa e ha fatto l'audizione in bicamerale in cui dichiarava di non sapere chi fossero i proprietari, due giorni dopo l'abbiamo saputo, la Colari si è comprata 92 ettari di tutto il sito di Quadro Alto dove potevano essere impiantate le cave. Il prefetto nella ordinanza emessa il 24 ottobre ha espropriato 7 ettari dentro quella proprietà, su quel terreno. Però quello che a noi piacerebbe dire anche che il problema non è solo che la discarica non deve stare a Riano, la discarica non deve stare da nessuna parte, perché il problema è la discarica in sé, cioè non si possono più fare discariche e inceneritori per risolvere il problema dei rifiuti. Vanno avviate delle politiche diverse. Noi diciamo, l'alternativa non è un miraggio, raccolta porta a porta, riciclo e compostaggio. Grazie. Le nostre prossime iniziative sicuramente non saranno quelle di voler portare questo tipo di regali ai nostri figli e quindi molto probabilmente faremo tutto quello che è nel nostro possibile per evitare questo ulteriore scempio. Sabato prossimo 21, 5 novembre alle ore 10, piazza Santissimi Apostoli, partecipate numerosi, tutti gli abitanti di Roma Nord.